Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video ricetta. Voglio realizzare con voi i medaglioni di melanzana. Sono un contorno veramente leggero e semplice da fare che io ogni tanto in cucina decido di realizzare e siccome voglio farlo per pranzo, ho deciso di condividere questa volta la ricetta qui sul canale. Quindi andiamo subito a vedere come si fanno. Vi servirà comunque una melanzana, del pomodoro, un po' di parmigiano e di origano. Per fare i medaglioni di melanzana ci servono quattro ingredienti soltanto: una melanzana rotonda, così, parmigiano oppure grana padano, sugo di pomodoro e basilico e un pochino di origano. Ed è una cosa veramente semplicissima. La prima cosa che dovete fare è tagliare a fette la melanzana. A fette non troppo sottili, ma neanche troppo spesse, quindi andate proprio semplicemente a tagliarla a fette. La tagliate in questo modo, quindi vedete che la fetta di melanzana sembra poi un medaglione. La tagliate tutta e poi vi faccio vedere come farcirla. Adesso che abbiamo tagliato la melanzana a fette, quindi abbiamo ottenuto i nostri medaglioni, dobbiamo farcirle, quindi le trasferisco nel tegame. Adesso ovviamente ho messo sul tegame una fetta soltanto, perché poi la seconda fetta andrà riposta sopra alla melanzana farcita. Quindi per prima cosa prendete il vostro pomodoro e basilico e andate a farcire la melanzana in questo modo, quindi stendete un cucchiaio più o meno, anche due a seconda dei vostri gusti, se volete più o meno sugo, l'andate a mettere sopra alla melanzana, così come se andaste a farcire una pizza, diciamo, in questo modo qua. Quindi andate a mettere semplicemente questo pomodoro. Una volta che avete messo il pomodoro sulla fetta di melanzana, andate a mettere un pochino di origano sopra. La quantità ovviamente regolatevela in base ai vostri gusti, se vi piace l'origano, se vi piace meno. Comunque, insomma, direi una spolverata di origano in questo modo qua. E l'andate a mettere sopra. Poi a questo punto prendete la seconda fetta di melanzana e l'andate a mettere sopra in questo modo qua. Qui ovviamente io non ho la fetta della stessa grandezza, però pazienza, metterò una cosa di questo genere. Questo sarà un medaglione un po' diverso, però diciamo che questo è il risultato che dovete ottenere alla fine. Andate a mettere ancora un pochino di pomodoro sopra, però molto meno di quanto ne avete messo prima. Quindi in questo caso diciamo che andate semplicemente a sporcare leggermente di pomodoro la superficie, quindi senza metterne di nuovo tanto come abbiamo fatto prima. Quindi ne mettete un pochino in modo da colorarlo soltanto un po', ecco, così, in questo modo. Ecco, adesso se vi piace proprio tantissimo l'origano potete metterne ancora un po', però io non ne aggiungo altro perché secondo me poi è troppo forte. A questo punto con il parmigiano andate a mettere una spolverata sulla superficie, in questo modo qua. Adesso i medaglioni sono pronti, quindi dovete metterli in forno alla massima temperatura, forno ventilato, per circa 15-20 minuti. I medaglioni stanno cuocendo, come vedete. Scusate per il rumore, ma c'è il forno ventilato che, insomma, non è molto silenzioso. Comunque, questa è la cottura più o meno a metà. Questi sono i medaglioni di melanzana appena sfornati. Vedrete che è un piatto molto leggero e gustoso, adatto per tutte le stagioni. Io vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.